Ma buongiorno e soprattutto ben ritrovati in diretta. Oggi ci prepareremo assieme dei piccoli pasticcini, precisamente dei cestini di frolla che andremo a farcire con della crema di pistacchio e della crema di nocciola. Quindi una splendida idea da poter proporre non soltanto in tutte le cene, ma anche proprio nelle feste di compleanno, nelle pause a caffè o se volete regalare un vassoio di pasticcini ai vostri amici. Quindi oggi prepareremo assieme queste frolle che comunque la dose della frolla che vi darò potrà essere anche utile per prepararvi delle crostate a base di frutta, a base di creme. Aspettiamo un attimo il collegamento degli amici e poi diciamo che possiamo assolutamente cominciare. Buongiorno a tutti, buongiorno Marco, Lucrezia, Daniela, buongiorno, grazie di essere con me in cucina. Bene, allora il collegamento è partito, posizioniamo ora il telefono in posizione di lavoro, inquadriamo bene il banco e così possiamo cominciare. Ci siamo, vero? Sì, ok. Allora ragazzi, cominciamo, prendiamo una piccola terrina, andiamo a rompere un uovo intero. Poi dopo io comunque vi lascio sempre tutte le dosi a fine diretta, quindi non vi preoccupate, potete semplicemente guardare la diretta. Prendiamo un attimo una forchettina e andiamo ad aggiungere 50 grammi di zucchero. Li andiamo a montare, io li monto proprio con la forchettina. Chiaramente se avete anche un mixer o comunque insomma il frullino elettrico potete farlo, ma tanto per un uovo possiamo anche sbatterlo così come con la forchettina, andiamo comode. Massimo, buongiorno, grazie di essere con me. Vi rubo 10 minuti di dolcezza per preparare questi cestini che, credetemi, sono veramente un cavallo di battaglia, nel senso che quando li faccio vedo che piacciono molto, quindi mi auguro che proviate la ricetta al più presto. Ok, allora adesso l'uovo l'abbiamo abbastanza montato, ok, e poi andiamo ad aggiungere 130 grammi di farina, eccola qui, andiamo ad aggiungerla piano piano, anche se non la vado a setacciare, comunque non è tanta la dose, quindi possiamo fare anche così. Adesso iniziamo a mescolarla bene bene assieme. Inizio a lavorare la frolla in questo modo perché la dose comunque che vi do sarà per 15 pasticcini, ok? Quindi alla fine con poco zucchero e poca farina riusciamo a creare un'ottima frolla, molto saporita. Adesso andiamo ad aggiungere anche il nostro burro, eccolo qua, un po' ammorbidito, io l'ho ammorbidito anche un pochino troppo, ma non importa, dopo lo rassodiamo. Allora ragazzi, come va? Raccontatemi un po' di voi, poi vi leggo, fine diretta, leggo tutto, vi rispondo. Ecco, adesso iniziamo ad impastare, continuiamo ancora un po' con la forchetta e poi andiamo ad aggiungere 20 grammi di maizena, ok? Allora, le dosi che si danno normalmente sono le dosi proprio per l'impasto, però tenetevi sempre un pochino di farina da parte perché c'è la dose per l'impasto, però c'è sempre quella piccola parte in più che serve magari per aggiungere, se c'è da ritoccare, un pochino. Quindi tenetevi sempre una piccola scorta di farina in parte. Aggiungiamo anche una bustina di vanillina, andiamo un po' ad aromatizzare la nostra frolla. Credetemi, questa dose è eccezionale. La proverete e poi mi saprete dire cosa ne pensate. Ok, allora adesso iniziamo ad amalgamarlo ancora un po' con la forchetta e poi riversiamo tutto quanto sul piano. Piano, in questo caso aggiungiamo subito un po' di farina perché il burro l'avevo ammorbidito un pochino troppo, quindi aggiungiamo un pochino di farina. Per quello vi dico, la dose che do è sempre per l'impasto, poi dopo magari si può aggiungere un ciccino se vi serve ad occhio. Ci vuole sempre un po' d'occhio, anche in cucina ci si aiuta un po' in questo modo. Stefano, buongiorno, Roberta, che piacere rileggervi in diretta. Ok, se avete qualche domanda poi fate pure. Ok, aggiungiamo ancora un pochino di farina. Allora, normalmente la frolla andrebbe fatta riposare un pochino in frigo, almeno una mezz'oretta, per raddensare un po'
il burro, solo che spesso, anche in questo caso in diretta, non avrò tempo per lasciarla in posa, ma comunque vi dico, il più delle volte aggiungo magari un pochino di farina e viene perfetta lo stesso, ok? Quindi andate tranquilli che se anche avete fretta e non avete il tempo per farla riposare, vi viene più che bene. Ok, allora la nostra pallina di frolla l'abbiamo fatta. Allora, il tempo tecnico che la metto solo un secondino in frigorifero a raddensare un attimo, così nel frattempo anche vi leggo. Mi sciacquo anche le mani, che così poi possiamo iniziare a lavorare. Aspettate che giro il telefono, venite con me, vado a lavare un attimo le mani. Fate pure delle domande se avete qualche curiosità anche sulle ricette precedenti. Tra l'altro vi complimento con voi che avete fatto le frittelle, visto che vi sono piaciute, quindi mi fa molto piacere, adesso sposto anche questo piano. Complimenti anche ai maschietti, ho visto che vi siete dati da fare, quindi adesso approfittate di questa occasione del San Valentino che è alle porte, che potrete preparare dei pasticcini a vostra moglie, sicuramente sarà contenta, cosa dite amiche? È sempre un bel gesto. Ok, allora leggiamo un po'. Cristina, buongiorno. Claudio, ciao, ciao Gianni. Bene, allora adesso riprendiamo la nostra frolla, iniziamo a stendere e prepariamo questi cestini. Mi prendo anche questo mattarello, vedete, io utilizzo questo per stendere la frolla perché c'ha gli elastici. Gli elastici mi permettono di dare lo spessore praticamente uguale su tutta la stesura della frolla, quindi se avete occasione di trovare gli elastici da mettere nel mattarello vi può aiutare molto, ok? Poi ci serviremo di due stampini. Allora, io di solito utilizzo questo qui rotondo, però possiamo fare anche dei cestini a fiore, ok? E utilizziamo, questo è fondamentale, lo stampo per muffin. Io uso lo stampo piccolo perché andremo a fare proprio della piccola pasticceria, quindi vi serve questo stampo. Se lo avete nuovo non serve imburrarlo, infarinarlo, perché si staccano proprio da soli. Io adesso, dopo ve li faccio vedere che li ho anche fatti prima, non posso farvi vedere che, come si tolgono dallo stampo, ma praticamente giro così lo stampo ed escono facilmente perché lo stampo è nuovo. Quindi io vi consiglio, se i vostri stampi sono un pochino rovinati, è il momento di sostituirli, perché è vero che si può mettere burro e farina, però avere lo stampo bello perfetto, voi fate così tutto quanto e tutto esce pronto, ok? Allora riprendiamo la frolla e cominciamo. È un po' che non faccio la diretta, ogni tanto mi sento un po' impacciata si vede che si perde un po' il ritmo, che dite? Ok, cominciamo, stendiamo bene. Allora, aspetta che me la fisso qua, così non mi parte. Perfetto, aggiungiamo ancora un po' di farina, un pochino sulle mani, un po' sul mattarello, perché appunto andrebbe fatta riposare proprio per questo motivo, no? Perché essendoci il burro, scusate, adesso voglio vedere che faccio, c'è un po', ma quando c'è il burro un po' morbido, vi serve assolutamente il tempo di posa nel frigo. Noi in diretta non abbiamo il tempo necessario, però credetemi che vi viene bene lo stesso, ok? Adesso aggiungiamo un pochino così, proprio sono qualche grammo, giusto per lievigare bene il tutto. E adesso cominciamo con lo stampino a fare la forma. Allora, adesso noi facciamo questi pasticcini con la frolla dolce, però ad esempio potreste utilizzare anche questa idea per proporre dei cestini salati, quindi facendo una frolla salata, ad esempio con la base del parmigiano. Allora iniziamo a tagliare, posizioniamo anche lo stampo per muffin, vediamo anche qua, così magari vedete bene anche il banco. Sì, ok. Allora, una volta che l'avete inciso, il dischetto, eccolo qua, dovete prenderlo e posizionarlo bene al centro del muffin, senza tanto toccarlo, lo lasciamo che mantenga proprio la sua forma originale, quindi proprio dovete semplicemente appoggiarlo. Allora ne facciamo giusto qualcuno assieme, giusto per farvi vedere, e poi dopo continuiamo con la decorazione. Vedete, prendete il dischetto e lo posizionate proprio qui, e lui fa la forma proprio del cestino.
quindi vi viene veramente molto carino, bello, e poi se alla fine insomma lo mettete anche all'interno di un pirottino di carta, veramente sembra una cosina proprio di pasticceria, ok? Quindi date giusto un colpettino con le dita, giusto un attimo se vi esce un pochino. Facciamo ancora qualcuno rotondo e poi prepariamo anche magari qualche frullino con lo stampo a fiore, ok? Adesso posiziono l'ultimo, eccolo qua al centro. Adesso facciamo qualche fiorellino. Se avete domande scrivete pure. Riccardo, buongiorno. Renata, buon pranzo. Oggi facciamo una cosina dolce per pranzo, ma insomma ci torna buona per il pomeriggio. Eccolo qua, fiorellino. Anche il fiorellino lo posizionate così al centro. Quindi semplicemente la forma del cestino vi cambia in funzione dello stampino che utilizzate. L'unica cosa sarebbe da verificare che il vostro stampino da biscotto sia della misura del muffin, ok? Quindi non deve essere tanto più grande, deve essere più o meno del diametro dello stampo, ok? Allora, adesso andiamo avanti, ne facciamo giusto qualcuno, giusto per non intrattenervi nella preparazione, insomma, che comunque avete visto come si fa, è molto facile. La cosa che mi interessava era proprio quella di proporvi un'idea che vi possa tornare utile in più occasioni. In questo caso, questi frullini adesso noi li decoriamo con le creme, adesso io li continuo a picciare, li decoriamo con le creme e poi per San Valentino, per esempio, potreste usare, scusate, vi faccio vedere, vedete all'interno, praticamente adesso ve ne vengono 15 o 16 a seconda che facciate i fiorellini o oppure il ricerchietto, il dischetto rotondo. Adesso ve li faccio vedere già cotti, perché vanno in forno a 180 gradi per 10-12 minuti. Allora, il mio forno è tarato a 180, però ho visto, in base un po' anche alle risposte che mi date voi, che spesso nel forno di casa normale si mette 170, il mio si vede che è un po' così, va a 180. Quindi 180 o 170 lo verificate, devono risultare praticamente un po' ambrati. Allora adesso vi faccio vedere tutte e due le forme, vedete che cestini che vengono carini, ok? Proprio un cestinetto, la forma è proprio questa e vengono di un colore ambrato. Questo è il fiorellino. Ok, guardate che carino che è, fiorellino. Allora adesso andiamo a decorarlo. Qualcuno mi sciacquo nuovamente le mani dalla pasta frolla. Ecco qua. Allora adesso noi li andiamo a preparare con della crema di pistacchio e la crema di Nutella. Però se avete tempo potreste fare la crema pasticcera, della crema chantilly e decorare con fragole, more, lamponi, ok? Quindi potete fare anche una varietà di pasticcini. Allora, prendiamo le nostre creme, quindi queste sono già pronte, per quello che dico sono frolle velocissime, ma credetemi, sono gustosissime. Allora, cominciamo, ne facciamo qualcuno con la crema di pistacchio. A voi piace la crema di pistacchio? Io è matta, proprio l'adoro. Quindi andiamo proprio a riempirlo, ci aiutiamo anche eventualmente con due cucchiaini se non riusciamo con uno. Si fa solo un po' di attenzione a rimanere al centro, quindi senza, lo faccio vedere, guardate che meraviglia, mi viene voglia di assaggiarne uno subito così. Ne facciamo ancora qualcuno col pistacchio, eccolo qua, e poi andiamo di Nutella. Nutella piace sempre molto, la Nutella, mi aiuto con un altro cucchiaino, andiamo a riempire il centro. Quindi vedete, con le creme di questa, sì, con la crema di nocciola, con la crema di pistacchio sono velocissimi da farcire. Anche con la crema pasticcera vi vengono una favola, magari in primavera, anche in estate quando avete la frutta fresca, sono bellissimi da vedere, buonissimi. Quindi io aspetto le foto dei vostri pasticcini, andranno a ruba, ragazzi. Guardate, io ogni volta che li presento a tavola piacciono molto, quindi ho detto devo assolutamente proporli, fargli vedere gli amici della pagina, perché
meritano. Ok, adesso io ne ho fatto giusto qualcuno, avete capito un po' come funziona. Allora, cominciamo col pistacchio. Vedete, io mi sono preparata un po' di pistacchi, un po' di granella di nocciole e delle noccioline, che così andiamo proprio a perfezionare il decoro. Eccolo qua, vedete? Guardate che carino che vi viene questo pasticcino. Poi adesso ne prendiamo un altro fiorellino, ci mettiamo proprio una bella nocciola intera al centro, eccola qua, vedete? E poi possiamo completare con un po' di granella. Scusate, mi vengo vicino così magari riuscite a vedere un pochino meglio. Guardate che bocconcino favoloso, questo è delizioso, credetemi, super. Ne facciamo ancora qualcuno, poi ad esempio potreste mettere anche delle scaglie di mandorle. Adesso sotto San Valentino ci sono dei cuoricini di zucchero, non sono riuscita ad andarli a prendere per voi, però si trovano al supermercato. Adesso io continuo intanto con la granella di nocciole sulla Nutella. Si trovano al supermercato, ecco che allora qualche zuccherino, cuoricino su questi pasticcini danno un po' il senso del San Valentino. Ok, adesso continuiamo a decorare con la nocciolina, andiamo a posizionarla, eccola qui, e in un attimo avete preparato insomma questi pasticcini, quindi vedete non c'è nulla di difficile, basta avere gli ingredienti a portata di mano ed è fatta. Adesso ci prendiamo un piattino, eccolo qua, piattino ovviamente a forma di cuore, visto il periodo, ok, e ce li mettiamo proprio qui. Adesso ve li faccio vedere serviti, pronti per bere il caffè oggi pomeriggio. Ecco qui. E così il gioco è fatto. Poi se volete mettere dei pirottini, vedete? Che carini che vengono. Sono davvero molto buoni. E se volete completarli ad esempio con un pirottino, così adesso vi faccio vedere un po' di pirottino di carta, allora si dà un po' di più il senso della pasticceria, insomma. Quindi fate un figurone, ragazzi. Io aspetto le vostre foto dei vostri pasticcini, spero vi sia piaciuta la ricetta. Ci vediamo nella prossima diretta, dopo vi leggo. Ciao ragazzi, buon pranzo. Bacio.